Corso Peschiera 180 è qui, nei 5 piani dell'ex clinica San Paolo, che dal 12 ottobre scorso vivono circa 350 rifugiati politici. Arrivano dalla Somalia, quasi tutti hanno ottenuto l'asilo politico. E tu permetti che l'Italia non entra, spiegaci. Vivono ammassati nelle stanze del nosocomio abbandonato. Difficile tenerne il conto, il via vai è continuo. C'è chi vive qui da 7 mesi, chi è arrivato da poche settimane, chi magari è in Italia già da anni. Tutti hanno compiuto lunghissimi viaggi della speranza, dalla Somalia alla Libia, un itinerario di parecchi mesi, passando attraverso il Sahara, poi attraversati il mare, 3 o più giorni, dalle coste nordafricane fino a Lampedusa, e poi nei centri di Sant'Angelo di Brolo e di Bari, prima di essere liberi di muoversi, ma solo dentro i confini italiani. First we arrived at Lampedusa, then they transferred us to Messina. To Messina, okay. Exactly, especially Sant'Angelo di Prola, the district here. By boat, yeah, from Libya. From Libya. Masrata. How did you arrive in Libya? It was a bad journey. We have been in the sea 6 days. Le condizioni igieniche all'interno sono preoccupanti. Non ci sono docce e da qualche tempo arriva l'acqua corrente solo a un rubinetto di un piano. Ma nei piani superiori c'è un disastro, nel senso che materassi per terra, fornelli, quindi al di fuori dello stato di degrado dello stabile è proprio una mancanza anche di rispetto del genere umano. This is my home. Every night I sleep here in a cold place. Yeah. Even I don't have just sanitation. It is not clean. I can't get water to wash there. Yeah. That I sleep here on the floor here. And another sleeps here. La mancanza di igiene ha provocato non pochi problemi. Si sono anche registrati alcuni casi di scabbia che però riguardano i profughi arrivati da altri centri. In questi giorni comunque i volontari del Comitato di Sostegno ai Rifugiati stanno disinfestando le stanze, fornendo biancheria pulita e cure ai contagiati. Il cibo, invece, è sempre poco ed è quello portato dai volontari. Sola! Guardare, queste sono le condizioni in cui abitano, e quello è il cibo che hanno, tutto il cibo? Guardare, life Italia, questa è life Italia. Sometimes there is just the association named Gabriel. They bring on Saturday some food. We are 5 floors, 5 piano. Yeah, it's not enough. Il fogore, tutte le persone Italia, vuoi aiutare, hai capito? Perché questa non è life, questa non è life. Dopo 7 mesi di occupazione lo sgombero dovrebbe essere imminente e i rifugiati dovrebbero essere trasferiti come loro diritto nel centro della Croce Rossa di Settimo Torinese. Continueremo comunque a seguire il caso.